voluto organizzare insieme al Comune di Villa San Giovanni questo momento doppio di incontro, un approfondimento di carattere tecnico con le nostre strutture tecniche, i nostri uffici, i nostri dirigenti, naturalmente anche i nostri assessori interessati, e adesso una presentazione rivolta ai sindaci. Credo che questa sia la conferma di quanto le istituzioni della città metropolitana, i comuni, l'ente metropolitano vogliano affrontare questo percorso relativo al progetto del Ponte sullo Stretto con la massima serietà, col massimo senso di responsabilità e anche con un protagonismo positivo. Protagonismo positivo significa che quello che nasce dal confronto, quello che nasce da questi confronti, da questo dibattito, da questa discussione, da questa animazione territoriale, è del tutto evidente che deve essere parte integrante rispetto poi alla fase esecutiva del progetto Ponte. Cerco di essere un po' più chiaro rispetto al senso di questi incontri. Noi abbiamo sempre detto che il Ponte sullo Stretto deve essere un elemento, un tassello di un puzzle all'interno di un percorso più grande, più ampio di intermodalità, e cioè di come i nostri territori e la Sicilia vengano connessi tra di loro con il resto del paese. Quindi il ponte non come elemento a sé stante, non come, diciamo, infrastruttura indipendente da tutto il resto, ma come elemento intorno al quale poi ragionare su un sistema di mobilità integrata, che credo che sia quello che è emerso anche dall'incontro che si è appena concluso con i nostri tecnici. Un incontro che evidentemente, necessariamente, poi dovrà sviluppare una parte successiva, un secondo tempo, perché da quello che ho avuto modo di sentire dai miei assessori, dai nostri tecnici, sono state poste diverse domande, diversi interrogativi che hanno bisogno di una risposta. Parlando con la sindaca Caminiti, abbiamo anche ragionato su come intervenire per creare un supporto tecnico comune. Quindi adesso, cercando di capire poi questa cosa come può essere realizzata da un punto di vista operativo, il senso è quello di connettere i nostri uffici tecnici, cioè quello della città metropolitana, che poi naturalmente come ente tra virgolette sovraordinato farà un po' da supporto anche agli uffici tecnici degli altri comuni, ragionare insieme ai comuni, agli uffici tecnici dei comuni interessati, quindi sicuramente Villa, quindi sicuramente Campo Calabro, ma anche gli altri comuni che poi saranno individuati come sede da parte della società Ponte sullo Stretto per le altre attività, insomma creare un pool di tecnici che segua da un punto di vista, appunto tecnico, la situazione relativa al progetto del ponte.